c'era Ricci e Grillo che abitavano a casa mia, io li ospitavo, e loro pigliavano diciamo, il rimborso RAI del soggiorno e io li ospitavo. Cosa sta insinuando? No, che pagavo io e loro non pagavano niente. E facevano la cresta sul rimborso RAI? No. Prendevano ecco. Integralmente il rimborso RAI e poi alla fine mi ha detto, Beppe mi ha detto, posso lasciare qualcosa a Nena? Nena era la donna di servizio che accudiva loro e dico sì, qualcosa... Che dici, gli lascio 5.000 lire? Dico, no, troppo. 5.000 è troppo. Potrebbe anche offendersi. Allora lui ha detto, allora è meglio niente. E infatti non gli ha dato niente, insomma. Ma con me è rimasto un bel rapporto, anche se adesso lui naviga nelle ogni tanto ti tira qualche frecciatina. Ma sì, fa bene a farlo. Tutto sommato poi... Ci vogliamo bene perché abbiamo vissuto, sai, io quando ho incontrato Grillo è stata una folgorazione per me incontrare Grillo. Una delle tue tante scoperte, il tormentone sulle scoperte di Pippo Baudo. Eccoci là, sì, le tante scoperte. Io ero qui a Milano, a Corso Sempione, c'era un locale, si chiamava La Bullona, e si faceva del cabaret perché c'era un teatrino sotto. Ho visto un manifesto con un ricciuto... personaggio simpatico che era, ha detto, ma quando incomincia lo spettacolo? E lui che era accanto al manifesto mi ha detto, se entri subito. Eri l'unico spettatore. Ero l'unico spettatore e mi ha fatto morire perché mi diceva, qui si ride, qui si applaude, qui deve dirmi bravo. Ha inventato, c'è una cosa bellissima, e poi l'indomani l'ho fatta fare in televisione, ce l'ho fatta. Quindi l'hai davvero scoperto tu? Ho fatto un provino, sì. Letteralmente? Sì. Letteralmente. È un finto, falso, ipocrita, opportunista, e questa è la foto, e poi vi vedete. No, mi volete bene. No, ma non è, ma perché io sono uno dei pochi in Europa, sincero e vero. Quindi è ipocrita, perché i sonnambuli, perché io i 5 Stelle li chiamo sonnambuli, perché ancora non sono sonnambuli, non capiscono, non sanno chi è questo. Ecco, parliamone un attimo. Allora, certo, lei sostiene che questo qua è vigliacco, uno... Vigliacco, perché è sempre stato vigliacco. Sì, ma la tirchieria anche, no? No, eccolo lì quando faceva la mia comparsa, quando era la mia comparsa. Ecco. La tirchieria è un fatto quasi, sai... nobilmente si dice parsimoniosa. Lui, l'avaro di Molière, è un filantropo al suo confronto. È un ammalato totale. Ma se vi dico che è ammalato, ragazzi, voi non ci credete che va in giro con la tuta senza tasche? E dice, ma cosa sono battute di portento? È la pura, come diceva Prévert, sì. È la pura sacrosanta verità. Sì. Cioè, è un soggetto che questi sonnambuli, che io li chiamo, ripeto, in buona fede, non sanno... Tanto io a Genova l'ho distrutto. Perché mi sono candidato a sindaco, l'ho fatto apposta e l'ho fermato a Genova io. Cioè, quanto ha preso lei le amministrative a Genova? Lui non è andato al ballottaggio perché io ho preso 2.000 voti e l'ho fatto apposta. Ho detto, vi faccio vedere come si ferma il fenomeno Grillo. Ma chi sarebbero i sonnambuli? I 5 Stellini, quelli che l'hanno votato. Ah, ecco. Ma dai. Ma perché sono sonnambuli? Perché ancora si devono svegliare. Quindi, conoscendo Grillo, dai 10 anni ai 55, io so tutto. È un menefreghista. Non gliene frega niente di quello che dice. Non frega nulla di queste giustizie. A lui interessano i soldi. Fin quando voi non capirete questo...